Allora, Assessore Turfida, negli ultimi giorni stanno venendo fuori alcune lamentele dalla parte della cittadinanza che è preoccupata per un odore che verrebbe dalle condutture dell'acqua potabile che arriva nelle case. C'è un problema oppure tutto normale, tutto sotto controllo? Cerchiamo di spiegare alla Sì. cittadinanza. No, è giusto che la cittadinanza deve sapere. Non è un problema, è tutto sotto controllo. In realtà, ai fini precauzionali, in questo momento, magari l'impianto di biossido che abbiamo a San Leonardo è stato tarato leggermente più alto di cloro. Quindi l'odore che si sente, l'impianto a biossido, purtroppo ha come lato negativo che quando il cloro residuo è un po' più alto, magari si avverte questo odore di cloro, soprattutto quando si fanno le docce con l'acqua calda. Quindi non è un fatto allarmante, ma è per adesso una precauzione, perché ancora il fenomeno di sifonaggio dell'oro con misericordia non è venuto o meno, e dunque misericordia in questo momento che non è immessa in rete, però va a sversare l'acqua momentaneamente e temporaneamente fin quando non riusciamo a trovare una soluzione per poterla convogliare o fare qualche altro, cioè sistemare il fenomeno. Speriamo che rientri a breve. I pozzi che sono a valle BB1 potrebbero in qualche modo risentire. Al momento è tutto sotto controllo e quindi l'impianto di biossido è leggermente tarato un po' più alto. E poi un'altra magari circostanza che in questo momento la popolazione avverte: l'impianto di Lucia, che fino a poco tempo fa veniva purificata l'acqua con l'ipoclorito di sodio, cioè il normale. Anche là è stato montato un impianto di biossido e quindi anche lì si avverte quell'odore che magari prima non si avvertiva di cloro. Quindi è semplicemente una procedura concordata con i tecnici che si occupano di questo per evitare un fenomeno precauzionale. Tra l'altro, oggi abbiamo attivato un tavolo tecnico, come il sindaco poco fa ha detto in Consiglio Comunale, un tavolo tecnico formato da esperti in diversi campi. Abbiamo due geologi, un chimico, un biologo e un ingegnere ambientale, i quali stanno cominciando a monitorare e a verificare quali adempimenti e quale soluzione trovare affinché il fenomeno possa essere risolto definitivamente. Quindi non c'è un pericolo per la No, salute, no, no, è tutto i innocuo. tecnici mi hanno assicurato che in questo momento è una procedura semplicemente precauzionale di controllo. Vengono fatti prelievi e analisi e in questo momento i pozzi BB1 dove noi preleviamo non risentono notevolmente della misericordia, ma hanno dei valori normali di inquinamento Normali valori di inquinamento che vengono abbattuti poi dall'impianto di biossido e quindi l'acqua arriva pulita ed nelle nostre. innocuo anche questo residuo di cloro. Innocuo anche questo residuo di cloro.